Signor Ministro, il taglio di 345 parlamentari, però il suo staff costa 711.000 euro l'anno con 8 dipendenti, il suo capo segreteria, il suo portavoce prendono 130.000-140.000 euro all'anno, quindi a questo punto è un'ipocrisia voler tagliare i parlamentari, però il suo staff è bello costoso. E poi un'altra cosa, perché non è venuto a Taranto? Aveva paura della questione Ilva? Si è rifugiato nei paesi? Guardi, mi hanno invitato qui e sono venuto qui a sostenere i nostri e come sempre ho ricordato a tutti, quando qualcuno pone una questione di costi sul tema del taglio dei parlamentari, adesso tutti dicono... Parli del suo staff, Ministro, parli del suo staff. È sempre così con lui. Ogni volta che si pone il problema dei soldi sul taglio dei parlamentari, io ricordo a tutti che noi ci tagliamo anche gli stipendi. Se gli altri vogliono tagliare i loro stipendi, noi siamo a disposizione. Parli del suo staff, non eluda la domanda, risponda. Prego. Risponda, questione Ilva, risponda. Ministro, perché non è venuto a Taranto? Arrivo. Perché non è venuto a Taranto? Risponda. Ma io sono venuto a Taranto. Non ora, con la questione Ilva le fa paura. Un po' di rispetto educazione. Risponda, perché non è venuto a Taranto, Ministro? Educazione. Perché non è venuto a Taranto? No, risponda. Aveva paura di parlare di Ilva? Assolutamente. Perché tenete ArcelorMittal, non lo cacciate? Perché? Stia in silenzio. Lei non mi zittisce. Sempre così, non si preoccupa. Perché lei non risponde, Ministro. Io sto rispondendo. Le faccio pelo e contropelo, politicamente parlando. Cosa c'è oggi?